Oggi è 28 giugno 2017. Voglio cantare una canzone di Daniele Silvestri, Cunta Quinte. Facciamo partire la base. Conto quanto conta quinte e in quanto punta quinte canto. Conto quanto conta quinte e in quanto punta quinte canto. Conto quanto conta quinte. Canto. Conto quanto conta quinte. Canto. Conto quanti anelli mi dividono dai piedi di quelli avanti che mi guidano. Vedi, sono quanti quelli che mi legano agli altrettanti piedi che mi seguono. Riconoscendo il nesso matematico, calibro il passo giusto in modo pratico. Prima più lento e poi recupero, rapido accelero, valuto il vincolo fisico tra il minimo e il massimo. Il centro nevralgico, il punto di transito tramite il flusso di dati comuni e poi quindi mi libero. Conto quanti passi si ripetono e quanti passi sotto si propagano. I piedi sono tanti quanti se ne sentono, solo ricordarli è già salito il numero. Riconoscendo il fatto come epico, calibro il gesto giusto in modo clinico. Prima più lento e poi recupero, prima c'è il vento e dopo arrivano. Sono il primo io e sono l'ultimo, sono il primo io e sono l'ultimo. È un fatto tipico del gioco ciclico, del ritmo mantrico, perciò parole su parole su milioni di parole come cellule si scontrano, si moltiplicano, conto quanto conta quinte e in quanto conta quinte canto. Conto quanto conta quinte canto, conto quanto conta quinte e in quanto conta quinte canto. Conto quanto conta quinte. Canto! L'unico miracolo politico riuscito in questo secolo è aver fatto in modo che gli schiavi si parlassero, si somigliassero, perché così faceva comodo per il mercato unico e libero. Però così succede che gli schiavi si conoscono, si riconoscono, ma magari poi si riconoscendosi succede che gli schiavi si organizzano e se si contano allora vincono. Catene, su milioni di catene, come fili di un lunghissimo telefono, come reticolo pieno di traffico e nessunissimo bisogno di semaforo. Su. È stato tatuato un numero. È come un filo del telefono. È che se mi fermo mi uccidono. È che sto camminando in circolo. Sono il primo io e sono l'ultimo. Sono il primo io e sono l'ultimo. È un fatto tipico del gioco ciclico, del ritmo mantrico. Perciò parole su milioni di parole come cellule si scontrano, si moltiplicano. Conto quanto conta quinte e in quanto conta quinte canto. Conto quanto conta quinte. Canto. Conto quanto conta quinte. Canto, conto quanto, conta quinte, canto, conto quanto, conta quinte, canto, conto quanto, conta quinte, canto, conto quanto, punta quinte. Canto. Bene, questa canzone mi piace una cifra. Ecco, se non è venuta proprio bene, un po' perché non ho preparato bene la canzone, un po' perché ecco, nel video il testo non aveva tutte le parole giuste, allora io ho letto il testo da un'altra pagina e
Se sapevo la canzone a memoria era più facile, ma non la so a memoria. L'ho cantata perché volevo cantarla. Insomma, non ho avuto la pazienza di imparare a memoria la canzone, né di aspettare momenti migliori in cui potevo imparare a memoria la canzone senza problemi. E quindi niente, ho cantato questa canzone, mi piace, poi non è venuta proprio bene, mi sa che ho sbagliato alcune parole, ho sbagliato pure i tempi. Ovviamente Daniele Silvestri canta molto meglio di me. Ora, voglio dire qualcosa su Daniele Silvestri, eh? Cioè, mo ho cantato una sua canzone. Leggo un articolo di Wikipedia. Allora, Daniele Silvestri è nato a Roma il 18 agosto 1968. Ah, interessante. Politicamente e socialmente impegnato, Daniele Silvestri non ha mai fatto mistero delle sue idee di sinistra, dichiarandosi comunista, anche se ha dichiarato di non credere molto alle etichette. Infatti le etichette non piacciono manco a me. Poi vabbè, sul comunismo ci sarebbe fare un discorso lungo. Cioè, io non so se in Italia ci stanno i comunisti. Cioè, fatemi conoscere. C'è gente che vede comunisti da tutte le parti, non faccio nomi. Però, io non ho conosciuto nessun comunista. E io una volta pensavo di essere comunista, ma poi ho capito che c'entro poco col comunismo. Vabbè, vediamo. Ah, già, qua. C'è un paragrafo sul trio Fabi Silvestri Gazzè, promo numero a leggerlo. Avevo detto che leggevo l'articolo di Wikipedia, però non c'ho la pazienza di leggere tutto, quindi ho letto solo una piccola parte. Vediamo se trovo qualcosa sulla canzone Conta Quinte, insomma sul significato della canzone. Secondo me questa canzone un po' parla di schiavitù, infatti dice così succede che gli schiavi si conoscono, si riconoscono, si organizzano, allora vincono, insomma dice più o meno così. Ah, vedi, c'è proprio un articolo di Wikipedia che parla di Punta Quinte. Ah, interessante. Conta Quinte è un brano musicale scritto e interpretato da Daniele Silvestri, brano inedito dall'album Live, Livre Transito, non so se lo pronuncio bene, settimo lavoro del cantautore romano. L'idea del brano nasce dal rapper Frankie Energy MC, che nell'album risulta coautore del testo, ma non essendo riuscito a includere la canzone nel suo album, l'ha lasciata a Daniele Silvestri. Il brano prende il nome da Conta Quinte, protagonista del romanzo Radici, un gambiano tratto in schiavitù e portato come schiavo negli Stati Uniti d'America. Allora, leggo questa parte perché è interessante. Il video di Conta Quinte, diretto da Vittorio Badini con Falonieri, vede il protagonista Daniele Silvestri alla guida di un tir. Liberatisi dalle catene, salgono sul rimorchio numerosi giovani che danzano come se si trovassero in una galera. Verso il finale del video, il tir deve vedersela con un posto di blocco organizzato dall'esercito, che punta contro le armi. Il tir
si alza al posto di blocco spiccando il volo all'ultimo momento. Alla fine però il tir potrebbe essere soltanto un giocattolo. Quindi il camion che fa da galera potrebbe essere una metafora di certe situazioni che vediamo ogni giorno, di come i governi schiavizzano i cittadini. Sì, ci vorrebbero venire fuori discorsi interessanti. Per ora preferisco chiudere qua. Grazie per l'attenzione.